Siamo a Ponte Tresa e l'Olimpia Ponte Tresa vince 4-3. Grande protagonista del match è il portiere Alessandro, che nel primo tempo gli ho visto fare una parata super sulla Sì. punizione e poi è andato a parare anche il calcio di rigore. Allora, Presentati. ciao, sono Alessandro Crienzio, portiere dell'Olimpia Tresiana di Ponte Tresa. 2009, oltretutto. 2009, sì. Allora, sulla punizione, boh, mi è venuto la parata così perché ce la facevo, ci sono arrivato. Poi il rigore, ho il mio metodo che tipo guardo i piedi, se è così la incrocia, se invece è aperto l'apre. Ho usato questo e sono riuscito a pararlo. Ci parli un po' di te, hai sempre fatto il portiere, immagino, un po' della tua storia calcistica, hai sempre giocato qui nell'Olimpia oppure giocavi in qualche altra squadra? Allora, ho iniziato qua nel 2016-2017, poi ho fatto 2 anni e sono andato alla Tresiana. Ho fatto 3 anni lì e poi le due squadre sono unite, quindi sono rimasto qua e ora gioco qua. Quindi in tutto da 7-8 anni gioco a calcio. Qual è stato, immagino, l'allenatore dei portieri, perché immagino che hai l'allenatore dei portieri che ti ha più seguito, che ti ha più insegnato il mestiere del portiere? Allora, ne ho avuti tanti, però cioè anche loro mi fanno qualcosa, però quello che avevo qua l'anno scorso. C'è anche il nome, signor. Antonio Acclavio, quello che avevo qua l'anno scorso. Mi ha allenato bene. Senti, qual è la parata più bella, a parte quella di oggi che hai fatto, quella che ti ricordi, dici, cavolo, questa è una parata super che mi ricordo. Allora, contro la Vergiatese, l'ultima dell'anno scorso, su deviazione l'ho parata. Cioè, tiro, ero già aperta la deviazione, poi alzo la mano e la prendo. Oggi oltre due eravate soltanto in 12, Sì, praticamente eravamo con in tanti. contatti, però avete dimostrato carattere, cuore e soprattutto vedo una delle tue qualità migliori è quanto ti fai sentire in campo e soprattutto il portiere quanto grida e quanto comanda, forse più dell'allenatore. È il mio ruolo. Ho scelto questo perché voglio comandare la squadra. Mi piace. Senti, ma c'è ancora il detto che i portieri devono essere un po' matti per fare questo Sì. caso qua oppure tu non rientri in questa categoria? No, me lo dicono sempre. Per fare portiere bisogna essere pazzo. E io sono pazzo. Senti, qual è il portiere che ti ispiri, che vorresti imitare, chiaramente nel limite delle tue capacità, chiaramente? Il tuo idolo? Il mio idolo, vabbè, Buffon. Come un po' tutti, però mi piace anche Neuer. Cioè, io mi rivedo in lui, diciamo, come caratteristiche. Senti, a chi dedichi la vittoria? Perché oggi, se non sbaglio, è la prima vittoria che hai portato a casa. A chi dedichi la vittoria? La dedico a mia madre, perché c'è sempre stata, e anche a un mio amico che purtroppo è all'ospedale e oggi non è potuto venire. Si chiama Bersani Gabriele. Ti ringraziamo, ti facciamo tanti complimenti Grazie. e buon campionato. Grazie.